sloveno, Tulin, Kajsan Ustonen, Balkonen, Rasanen, Makinen, Ekstrom, Kalmari, l'uomo Lati e Forsell. Una sinistra estremamente interessante. Esce Giorgia Brenzan, finta lì, mentre è inquadrata Anna Ekstrom. Sua 71esima partita in nazionale. 31enne portiere con Dejana. Costante difficoltà la strada nel girone 2 di qualificazione ai mondiali. È in testa la Francia con 8 punti, l'Italia a 7. Fuga sulla sinistra della Tavalazzi. Questa è la Tesse, Manuela Tesse, giovanite. Ecco l'ante Laguarino. È giunta alla sua 48esima partita in nazionale, 9 sono i gol segnati. In questo momento è Antonio Lacarta, la capitana, con 109 presenze, 25 reti. La palla è fermata. Inoltre l'Italia torna in Sardegna dopo 5 anni, l'ultima volta fu nel 93 contro la Svezia e si giocò a Sassari. Mentre Cagliari ha ospitato la nazionale italiana femminile nel lontano, ormai, 1976. Oltre 20 anni per rivedere a Cagliari l'Italia femminile. Attacco intanto della l'uomo Lati, attaccata da Tatiana Azzorri, riesce il traversone, si salva un po' di affanno la nostra difesa, no? È costretta al fallo per fermare la Makinen, il fallo da parte di Dejana. Continua a soffiare intanto un forte vento che cambia costantemente direzione, va a folate, in questo momento c'è una leggerissima ventilazione in senso trasversale. Ed ecco il calcio di punizione della l'uomo Lati, anzi la Forsell, direttamente verso la porta di Giorgia Brenzan, si salva di testa la Dejana, mette in calcio d'angolo, pericolo per la porta italiana. Quando siamo giunti all'11esimo minuto di gioco nel corso della ripresa, ecco, vediamo un tocco tra Tavalazzi e Kalmari e poi Dejana direttamente in calcio d'angolo. È il terzo angolo della partita in favore delle finlandesi, 6 ne ha battuti l'Italia, 4 nel primo tempo, 2 nel secondo. Tenta è il calcio di rigore? L'arbitro va a ammonire, evidentemente ha dato il fallo all'uomo Lati, numero 10 della Finlandia, e di conseguenza dovrebbe esserci il rigore. Vediamo il traversone della Guarino, arriva in corsa una nostra giocatrice, non ho ancora visto di chi si tratta, poi coperta dall'abbraccio delle proprie compagne. Ecco, rivediamo ancora da un'altra angolazione la Tesse. Ah, ecco, è arrivata Tatiana Azzorri dalle retrovie, spinta netta della l'uomo Lati, si è vista anche in questa ripetizione che Gignuna ci ha riproposto. Ecco, ora lo rivediamo ancora, ecco la spinta netta alle spalle della nostra giocatrice che vola in aria, per cui ammonita la l'uomo Lati. E calcio di rigore in favore dell'Italia con il pallone già sul dischetto. Si è anche in fortunata la giocatrice numero 10. Forse ci può riproporre l'episodio dal basso magari il nostro regista Egidio Luna, proprio per vedere dove ha battuto l'uomo Lati, probabilmente nelle scarpe dell'Azzorri. Ecco, vediamo un po', ha spinto le spalle, ecco che compare nel teleschermo, e probabilmente sì, ecco così è, ecco il piede sinistro dell'Azzorri
ha colpito cadendo la testa dell'uomo Alati, un fallo assolutamente involontario, ci mancherebbe, da parte della nostra atleta. Eccolo lì il momento dell'impatto, mentre è pronta Antonella Carta dal dischetto, tiro centrale forte ed è il gol dell'Italia al 14° minuto. Antonella Carta siga così il suo 26° gol con la maglia azzurra. Applaude il pubblico della Sant'Elia, eccola qui la nostra capitana, gioca nel Lugo, Antonella Carta. Ecco, rivediamo il tiro centrale, ma forte, si getta la propria destra l'estremo finlandese Joanna Lindel, tocca anche con la mano sinistra, ma la palla è molto forte. Di fatto le nostre, Guarino ancora si ripropone sulla fascia sinistra, scivola questa volta, non riesce a chiudere l'azione, conquista la Carta di nuovo la palla, si libera anche del duo, la palla Ciardi al centro verso un'indemoniata Guarino, ottima in questa prima parte di ripresa. Poi c'è un fallo abbastanza netto di Kaisa Mustonen, l'arbitro dice che non è successo nulla, non siamo di questo avviso, l'ostruzione era nettissima ai danni della nostra giocatrice. Mustonen, Kaisa Mustonen, centrale che spesso si stacca sulle palle lunghe, sugli attacchi della nostra squadra. Di testa Tavalazzi, è diventata una dei punti fermi della difesa. Carta si fa vedere, riceve la tesse, sempre molto veloce, sempre molto mobile la giocatrice destra, ma la distanza è troppo ampia, peraltro la Ciardi colpisce abbastanza male il pallone, intanto contrassalto della Finlandia, vedete la respinta della Brenzan, il rimpallo su Luisa Marchio e pallone che termina fortunatamente in calcio d'angolo con Luisa Marchio pressata da Minna Mustonen, numero 17 della Finlandia. Poi ci spiegano meglio le due giocatrici italiane, Brenzan sì, ha un po' redarguito tutta la difesa la nostra numero 1, con la Marchio si è spiegata, ancora Brenzan con i pugni, controlla la nostra capitana, la Carta avanza per la piede, si va a vedere, riceve la tesse, una ragazza velocissima, ha controllato di destro e subito in sinistro dal limite dell'area, palla colpita un po' scarsa, nel senso un po' troppo avanti, vedete l'anticipo, però si tratta di una prodezza comunque, la tecnica, ma non ne siamo convinti. Era in piena velocità Rita Guarino, che infatti si dispera, non badate al tiro, il fischio è arrivato, eccolo qui il fischio, infatti scaraventa questo sinistro più di rabbia che di convinzione. E noi, non c'è fuorigioco, assolutamente, assolutamente non c'è il fuorigioco, coperta al centro da Valkonen e dalla Julin che la sta marcando. Si parte, triangolazione finlandese, pallone a Laura Kalmari, superata la duo, ma non la Tavalazzi che è di tacco, serve la propria compagna, ancora duo, cerca la prodezza di tacco anch'ella, ma Malla gliela incorre, perde la palla l'Italia, poi va liscio la Zorri, Tesse deve impegnarsi in una rincorsa per tentare di fermare le avversarie, e te la Tesse quanti chilometri che riesce a percorrere, rimane a terra però. Poi c'è una spinta da parte di Minna Mustonen e occorrebbe rivederla questa azione, il traversone, ecco lì che cade, dovrebbe essere proprio la Ciardi, Sone, Mustonen, Brenzan, sì, Florinda Ciardi, spinta
ma non riesce a fermare completamente la squadra avversaria. Poi Tavalazzi fa buona guardia, intanto c'è Ulivi in questo momento, ecco che abbiamo appena visto, rientra in campo, fallo laterale di San Valkonen, sfugge la palla alla carta, anzi la Ciardi, l'abbiamo vista in primo piano. L'apertura di Minna Mustonen sulla sinistra per Terry Luomalati, traversone, esce sicura Brenzan, che quale biglietto per Sydney 2000, giochi olimpici, ci ospiti, il lancio della palla in avanti verso questa corpulenta Minna Mustonen, molto pericolosa peraltro. Tavalazzi è su di lei, ma ha dato più di un attaccato questa Minna Mustonen. Calcio d'angolo, dovrebbe essere l'ultimo della partita, siamo alla oltre il 46esimo, oltre un minuto, vento violentissimo sempre alle spalle della Finlandia in questo finale di partita. Parabola molto alta, attenzione, davanti alla Brenzan, libera la Zorri. Tuttavia Giorgia Brenzan sembrava quantomeno in grado di poter intervenire, e la stessa, vediamo il calcio d'angolo della Usmalmi, palla che arriva, colpo di testa da parte della Julin, sempre lei, terribile. La partita dovrebbe essere ormai terminata, in piedi la nostra panchina, Sergio Vatta nervosissimo, è importante questa vittoria per la nostra squadra, ora sono due i minuti di recupero, l'arbitro Candare non ha ancora la sensazione di poter dare la fine dell'incontro. Tavalazzi lascia rimbalzare e fa bene perché il vento l'aiuta, si accorge Tavalazzi che il pallone poteva essere non controllabile proprio a causa del vento, lo ha lasciato andare per la rimessa dal fondo di Giorgia Brenzan, controllo del cronometro da parte di Candare ed è la fine. Finisce la partita, Italia batte Finlandia per 1-0, il gol di Antonella Carta su rigore segnato alla 14esimo della ripresa, rigore decretato dall'arbitro per atterramento di Tatiana Zorri in area ad opera della Luomalati, giocatrice finlandese. Con queste immagini è tutto, signore e signori, da Cagliari ripeto, l'Italia batte Finlandia 1-0 e si incammina con sempre più autorità verso la fase finale dei mondiali di Stati Uniti 1999. Grazie per l'ascolto, linea allo studio. E tra poco torneremo.